Ciao a tutti, io sono Kiri 1984 e vi do il benvenuto al consueto appuntamento con le uscite manga da settembre in poi. Farò un video separato per le graphic novel e i fumetti occidentali, quindi tra oggi e domani lo pubblicherò, state sintonizzati. Prima di partire con il video vi voglio consigliare un canale, ovvero Geki Gemu, cercatelo su YouTube, soprattutto per gli amanti dei videogiochi ma non solo, anche per tanti manga alternativi, un ragazzo che ha del talento. Partiamo subito dalla J-pop con un manga molto importante annunciato a Lucca dello scorso anno, 2016, ovvero Shonen Shoujo, della coppia d'oro formata da Nisi Oisin e Akira Akatsuki, già famosi in Italia e non solo per Medaka Box. Shonen Shoujo è una storia che verrà pubblicata in 3 volumi, anche con il classico box set da collezione Made in J-Pop, al costo di 5 euro a volume oppure 15 euro per il cofanetto intero. Una rara sindrome non permette a chi ne è colpito di riconoscere i volti e i nomi di chiunque, condannandolo a non poter stringere legami con nessuno sin dalla nascita e a morire prima di raggiungere la pubertà. Ma c'è un bambino felice di essere nato con questa malattia, che lo rende unico in un mondo che percepisce pieno di persone uguali e banali, finché non incontra una bambina nella sua stessa condizione. Inizia così un crudele gioco in cui il bambino e la bambina cercheranno di eliminarsi l'un l'altra per rimanere, prima dell'inevitabile morte, l'unico del suo genere. Poi, sempre dello stesso sceneggiatore di Medaka Box e Shonen Shoujo, uscirà un volume unico contenente storie appunto da lui sceneggiate e disegnate da tanti diversi autori. Questo volume unico, chiamato Ogiri, costerà 11,90€ e conterrà storie dello stesso Akatsuki di Medaka Box, storie disegnate da Takeshi Obata di Death Note, da Kisa Ikeda di Rosario Plus Vampire, da Mizuki Kawashita di 100% Fragola e tanti altri. Quindi sicuramente un volume molto interessante, perché le sceneggiature di Nisi Oisin sono davvero particolari e folli, spesso come abbiamo visto in Medaka Box, quindi è da tenere sott'occhio. E a proposito di Medaka Box, uscirà anche una nuova edizione di questo ormai classico dello shonen in 22 volumi con sovraccoperta a 5,90€ e pagine a colori, quindi pur non essendo una perfect edition viste le caratteristiche presentate sul direct, ma che almeno possa essere una bellissima edizione, semmai comunque degna rispetto alla vecchia edizione GP che faceva cagare. Un classico del fumetto shonen con protagonista Medaka Kurokami, che è una ragazza in grado di affrontare qualunque situazione, da una verifica imminente a scontri a colpi di abilità soprannaturali e ingegno contro misteriose associazioni scolastiche che mirano alla conquista del mondo. Uno shonen che prende in giro il target stesso, che ne fa parodia, e in più disegnato benissimo, sceneggiato altrettanto bene e soprattutto con degli scontri comicissimi e dei segmenti altrettanto comici. Per gli appassionati di Zelda segnalo un nuovo volume della Perfect Edition del manga di Akira Imekawa, ovvero Four Sword Plus. Uscirà un nuovo manga che in Giappone è stato pubblicato dalla rivista che pubblica già tanti manga a marchio J-pop, ovvero Il Mondo di Ran, Sono Sakamoto, le opere di Kaoru Mori, Arta, il nome della rivista, pubblicata da Kadokawa Shoten in Giappone, ed è una serie in corso di 5 volumi, ovvero La Stravaganza. Un manga che dalle prime immagini viste mi si è rivelato un po' come un misto fra Berserk, Claymore e L'Attacco dei Giganti. In un mondo abitato da mostri e giganti, gli esseri umani vivono al sicuro in città fortificate. Ma c'è una giovane avventuriera che non rinuncia a sgattaiolare fuori dalle mura per esplorare i boschi abitati da creature fantastiche e che nasconde un segreto. In realtà lei è una regina, quindi una serie che potrebbe sicuramente rivelarsi interessante, staremo a vedere. Arriva in Italia, dopo il successo delle light novel, anche il manga di Danmachi, con la storia di Fujino Omori e i disegni di Kunieda, una serie in corso di 8 volumi al costo di 5,90€. Il giovane Bel Cranel si lancia nel pericolosissimo dungeon, il luogo abitato da mostri e mille pericoli dove gli avventurieri vanno per farsi le ossa e conquistare la gloria. Ma Bel ha intenzione solo di conquistare la bellissima e fortissima Ice, un obiettivo decisamente ambizioso che, data la sua inesperienza, rischia di farlo uccidere al primo passo nel dungeon. Fortunatamente al suo fianco c'è la procace Estia, squattrinata divinità protettrice che farà di tutto per mantenerlo in vita. Combattimenti, magia e propositi molto poco onorevoli, tutto questo è Danmachi B, quindi il manga di Danmachi. E uscirà come novità anche Monster Musume B, che credo sia appunto un sequel di Monster Musume. Una serie a costo di 6,50€ con 12 volumi in corso in Giappone. Una novità interessante soprattutto per i più vecchietti come me è Infinity Force dello studio Tatsunoko, un po' gli Avengers dello studio Tatsunoko, con tanti artisti vari che contribuiscono appunto a questo volume unico, che troverete al costo di 5,90€. La piccola Amy, finita nel bel mezzo di una rapina, desidera con tutte le sue forze che un eroe compaia magicamente a salvarla e le sue preghiere vengono esaudite. Ma non è un solo eroe a giungere in suo soccorso, bensì 4, Ken l'Aquila, Tekkaman, Hurricane Polymar e Kyashan, i leggendari eroi della Tatsunoko, riuniti per la prima volta su carta a formare il più straordinario super team mai visto in Giappone. Per Panini Planet Manga uscirà Alita Mars Chronicles, ovvero un prequel di Alita, il famosissimo manga di Yukito Kishiro che in Italia conta tantissimi seguaci e che
ci porterà quindi alla scoperta delle origini del mito del pianeta rosso. Per i fan di Masashi Kishimoto segnalo il romanzo Naruto Alba, Fiori del male dischiusi, il sesto e ultimo romanzo della serie Eden del mondo di Naruto, e anche la conclusione della serie regolare di Naruto con il numero 72. Per gli amanti dello shoujo segnalo Uno su 100.000 di Kao Miyazaka, un manga che narra delle probabilità di trovare l'anima gemella, che secondo l'autrice sarebbero appunto una su 100.000. Per la Goen, quindi da prendere dovutamente con le pinze, segnaliamo una nuova uscita, ovvero Illegal Rare volume 1 di Hiroshi Shibashi. Solitamente definiti con l'appellativo di mostri e di creature soprannaturali, gli Illegal Rare sono animali fantastici che vivono fra gli esseri umani, i quali danno loro la caccia da un tempo immemore, portandoli quasi all'estinzione. Per salvare gli ultimi esemplari rimasti dal bracconaggio, è stata richiesta la costituzione di un reparto che provveda alla protezione degli Illegal Rare. Così viene inaugurata una sezione interna alla polizia, un'organizzazione volta alla salvaguardia di queste rarità. A Scar City, la città dove il crimine è all'ordine del giorno, il vampiro nero Axel si dovrà dar da fare per proteggere le fantastiche creature che popolano l'universo creato da Hiroshi Shibashi, già conosciuto in Italia per I Signori dei Mostri. Queste erano le novità manga in uscita nei prossimi mesi. Fatemi sapere qui sotto con un commento quello che voi prenderete, cosa vorreste leggere, cosa consigliate di leggere anche a me, perché è molto importante. Lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e scoprite tutti i modi per sostenere questo canale nella descrizione qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!